ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video particolare, un giochino. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate like al video. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei vocaboli utilizzati nel calcio. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercati su un dizionario, in questo caso ho usato il dizionario di Google. Ho preso 8 vocaboli, appunto, e vi farò vedere appunto cosa dice il dizionario di questi vocaboli. Una curiosità, una cosa che vi dico: se questo video raggiungerà 10 like, quindi non una roba impossibile, ma cerchiamo di metterli, se questo video raggiunge 10 like andrà in scena lo stesso video, però invece che col dizionario, con l'enciclopedia. Quindi secondo me può essere interessante. Andiamo subito avanti con il primo vocabolo: calcio. Chiaramente calcio, sillabato calcio, sostantivo maschile. Gioco di origine inglese che si svolge tra due squadre di 11 elementi, ciascuna su di un campo a forma rettangolare segnato da linee di delimitazioni, linee laterali quelle relative ai lati maggiori, linee di fondo quelle relative ai lati minori. Consiste nel far entrare una palla, che si può colpire solo coi piedi o con la testa, dentro la porta avversaria, posta al centro della linea di fondo e difesa dal portiere, che può usare anche le mani. È specialità olimpica giocare al calcio, campionato di calcio, una partita di calcio con riferimento alla qualità del gioco. Ottimo calcio oggi al comunale. Poi, calcio spettacolo basato su azioni offensive e giocate pregevoli. Calcio parlato, quando il gioco diventa una materia di discussione, critica o dibattito, specialmente da parte di commentatori sportivi e giornalisti, contrapposto anche con una sfumatura polemica al calcio giocato. Singolo tiro di palla. Calcio di punizione, che si effettua in seguito a un fallo e viene battuto dal punto dove il fallo è stato commesso. Calcio di punizione diretto, quando la palla può essere indirizzata direttamente contro la porta avversaria, o calcio di punizione indiretto, quando invece la palla deve essere passata da un compagno di squadra. Calcio di rigore, calcio d'angolo, calcio a 5, calcetto, calcio a 8, calciotto. Nel rugby, calcio libero o calcio franco, tiro di punizione che si effettua calciando in qualsiasi modo la palla, anche detto anche il tiro libero. Calcio piazzato. E nel biliardo, tiro con la quale una biglia tocca sponda prima di colpire un'altra palla. Poi ci sono anche le varianti: calcio americano, football americano e calcio fiorentino, tipo particolare di gioco nel pallone in auge nel periodo mediceo, giocato da due squadre di 27 giocatori ciascuno. Ancora oggi si rinnova a Firenze in determinate occasioni i tradizionali costumi cinquecenteschi. Punizione. Punizione, sostantivo femminile, la pena, il castigo, specie in quanto mezzi di correzione. Infliggere una punizione esemplare. Nel calcio e in altri sport a squadre, il tiro libero o piazzato con l'arbitro concede a una o delle due squadre quando da parte degli avversari sia stato commesso un fallo. Nel calcio, punizione di prima, quella che può essere calciata direttamente a rete dall'esecutore del tiro, e nel calcio punizione di seconda, quella che deve essere indirizzata a rete da un giocatore diverso da quello incaricato di batterla. Origine dal latino punito, derivato di punire, prima metà del XIV secolo. Angolo, sillabiamolo: angolo, sostantivo maschile. Nel pugilato, ciascuno dei vertici del ring, in due essi diagonalmente opposti stanno i pugili durante gli intervalli degli incontri. Mettere, stringere all'angolo, anche figurativamente mettere in difficoltà. Calcio d'angolo, ovviamente venendo calcio dal latino angulus, prima metà del XIV secolo. Dribbling. Nel gioco del calcio, nel rugby o nel basket, abile palleggio diretto a liberarsi dall'avversario, eseguito mediante leggeri e rapidi spostamenti impressi dalla palla, ora a destra, ora a sinistra. Origine dal latino to dribble, gocciolare. Rigore, sillabato, rigore, sostantivo maschile. Nel gioco del calcio, calcio di rigore, punizione che si effettua in seguito a un fallo commesso nell'area rigore, battuta a 11 metri di distanza dalla porta senza interposizione di altri giocatori oltre al portiere. Qua c'è scritto area di rigore, vedi area, e noi andiamo a vedere area. Area, sostantivo femminile, zona di campo da gioco opportunamente delimitata. Nel rugby, area di meta, quale retrostante la linea della meta nella quale va effettuato il toccato per far punto. Nel calcio e negli altri sport a squadre, l'area di porta, quella
rettangolare antistante la porta nel calcio area di rigore, quella più ampia, comprensiva del precedente, nelle quali i falli intenzionati sono puniti col calcio di rigore. Ovviamente, gol. Sostantivo maschile nel gioco del calcio, il punto che la squadra consegue allorché la palla oltrepassa completamente la linea bianca del terreno di gioco, compresa fra i pali della porta avversaria. Andare in gol, vedi andare, gol della bandiera, vedi bandiera. Origine adattato dall'inglese goal, proprio limite traguardo 1903. Chiudiamo con parare, pa-ra-re, e qua andiamo a leggere cosa dice per parare in numerosi sport, calcio, hockey, pallanuoto, eccetera, bloccare, deviare o respingere un tiro avversario, detto per lo più del portiere. Parare un rigore, una punizione, anche assolutivo come tipo di aggettivo, tipo parare bene. Nella scherma schivare un attacco, nel pugilato evitare un colpo. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. È stata una cosa, è una curiosità questa qua, quindi speriamo che vi sia piaciuto. Ricordo che con 10 like porterò la stessa cosa ma con l'enciclopedia. Io vi lascio in descrizione anche il video sul mio secondo canale riguardante il tango nel dizionario. Per chi vuole appassionato è appassionato di ballo, può essere interessante. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!